Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra consulente in nutrizione. Desiderate tornare in forma ed essere sempre al top? Contattatemi su Facebook, mi trovate anche su Instagram. Calcio di punizione per il Palermo, ma sostituzione per la squadra rosanero. È pronto a lasciare il terreno di gioco Olivari, infatti Olivari lascia il terreno di gioco a Battaglia. 18 minuti della ripresa, non c'è più in campo Olivari, al suo posto è entrato con il numero 14 Battaglia. Serra in carbona verso Buoncammino, pallone che sfila, allontanato da Gattuso, poi Serra, anticipa, ancora apertura di Serra su Battaglia. Battaglia deve vedersela con Manzo, poi con Colluto, si libera di entrambi. Battaglia, il cross in profondità ed è il gol! Gol, 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 gol del Palermo, incredibile! Battaglia, gol! Un gol incredibile! Battaglia! 1-0 per il Palermo e adesso la Coppa Italia è davvero nelle mani del Palermo. Un gol di Battaglia incredibile, si è liberato di due avversari Battaglia, poi ha lasciato partire un cross che si è trasformato in un tiro beffardo per Mondini, che non ha visto il pallone che è finito direttamente sul fondo. Rete del 24 minuti di gioco della ripresa, gol di Battaglia, pubblico in delirio. Ancora Favo, Battaglia, Valentini, Bucciarelli, Serra, Battaglia, Favo, Battaglia, ancora triangolazioni del Palermo, attenzione stavolta però ad Elia, pallone per Bravo, poi Cicconi, finta il tiro, Cicconi lo effettua, parata e poi c'è il gol del Como. Gol del Como, ha segnato Pedone, ha ribattuto il pallone Cesare. E poi ribattuto il pallone Cesare e poi Pedone in scivolata è riuscito a mettere in rete. 1-1 tra Palermo e Como, ma nessun problema, la coppa è saldamente nelle mani del Palermo. Si riprende il gioco con Favo, Valentini, apertura di Valentini verso Spighelli, salta Manzo, pallone per ultimo è toccato secondo l'arbitro da Spigarelli, quindi pallone sul fondo. Pedone, non si chiude la triangolazione, si aspetta il fischio dell'arbitro, si fa vedere Favo, Spigarelli preferisce il passaggio su Cecconi, Cecconi ancora, perde il pallone Cecconi, poi in carbona lo ferma Favo, fischia l'arbitro e per il Palermo la prima Coppa Italia della sua storia. 1-1 tra Palermo e Como, ma il Palermo conquista la prima Coppa Italia della sua storia dopo 5 finali di Coppa Italia sfumate per un soffio. Le date maledette sono quelle del 74 a Roma, il Palermo perse ai supplementari contro il Bologna, poi il 79 il Palermo perse nei tempi supplementari contro la Juve, nell'88 il Palermo perse contro il Monza dopo il pareggio della gara d'andata alla favorita 2-1 a Monza con un gol segnato da Mancuso proprio nei minuti finali. Contro la Lucchese prima si giocò a Lucca, il Palermo perse 2-1 e poi alla fine in casa il gol, dopo il gol di De Sensi, dopo il gol di Bresciani dell'1-0,
Il Palermo non riuscì poi ai rigori a conquistare la Coppa Italia. Infine nel 91 ancora Palermo-Monza, altra finale maledetta. 1-1 in casa, 1-0 a Monza. Del Piano al 90esimo rubò un'altra coppa al Palermo. Adesso il Palermo 1992-93 ha conquistato la prima Coppa Italia della sua storia. Una Coppa Italia conquistata al termine di una stagione esaltante, conclusasi con una storica accoppiata campionato e Coppa Italia. I protagonisti di questa storica accoppiata, Vinti e Cecere, i portieri, ma anche Conticelli, Fragliasso, Bucciarelli, Incarbona, Valentini, Serra, Biffi, Olivari, Favo, Buoncammino, Cecconi, Spigarelli, Mucciarelli, Assennato, Ferrara, Campofranco, e scusateci se dimentichiamo ancora qualcuno dei protagonisti. E intanto al centro del campo il capitano rosanero Favo, attorniato dai fotografi, è pronto per alzare la Coppa Italia di Serie C al cielo. È la prima coppa del Palermo ed ecco la Coppa Italia. Favo alza la Coppa Italia del Palermo, finalmente sfatato un tabù. Prima Coppa Italia dopo 5 finali sfumate, il Palermo conquista la coppa. Una grande vittoria per la società, per il pubblico, per i tifosi, per i dirigenti, per il presidente Polizzi, per l'amministratore delegato Ferrara. Palermo vince la Coppa Italia, batte il Como. Stavolta a guardare sono i giocatori avversari e non il Palermo. È tempo di gioire per il Palermo, che finalmente conquista la prima finale di Coppa Italia. Palermo dunque, che può finalmente mettere tra i suoi trofei anche la Coppa Italia di Serie C, una Coppa Italia che ovviamente non ripaga quelle già perse nelle annate precedenti, ma che ovviamente fa felici tutti i tifosi. È l'ultima partita della stagione, il Palermo chiude con una accoppiata storica, Coppa Italia e campionato, promozione in B e Coppa Italia. Dunque un'annata storica, un'annata da ricordare per quest'anno 92-93, l'ultima telecronaca. Ringraziamo ovviamente i tecnici, mentre i tecnici di Canale 21, Enzo Gambino, Simone Pagliaro e tutti gli altri che ci hanno seguito durante queste telecronache per tutto il corso dell'anno, mentre il capitano del Palermo Favo e tutto il Palermo fa il giro d'onore applaudito dai tifosi. Noi vi salutiamo da Fabio Geraci, per quest'anno è tutto, a risentirci alla prossima telecronaca per la partita amichevole con la Juventus.